Buongiorno girls, oggi è arrivato il giorno, sto aspettando la tatuatrice per il tatuaggio alle sopracciglia. Bene, se sentite una voce in sottofondo qui. Vorrei sapere da voi, dire carogna, con quale ardire, come avete osato di farvi sette. Sto sentendo la livella di Totò, madonna quanto mi piace questa poesia, poi come la recita lui è un qualcosa di fantastico, sarà la terza volta che la sento oggi. Sono abbastanza emozionata perché, oh, ragazzi, non lo so, spero solo che il risultato mi piaccia soltanto per questo. Sto aspettando, lei ha telefonato e tra un po' arriva, apriamo un po' queste tende. Devo sistemare la mia stanza in... Ieri non mi sono truccata, ho provato le cose, sono tornata tardi e sono rimasta in maniera proprio splendida. Inutile dirvi che sono emozionata perché io non ho mai, ho sempre evitato di fare cose che riguardassero il viso, ho sempre avuto paura di stravolgere un po' il mio viso. Ho preso questa decisione e speriamo che il risultato mi piaccia, davvero ragazze lo spero tantissimo, sono molto emozionata, anche un po' di paura perché vi ripeto per quanto riguarda il viso sono stata sempre un po' paurosa. L'ansia mi è uscito un brufolo qui, abnorme. No, ma il mio brufolo si sta preparando per il viaggetto. Ieri sono stata al centro commerciale, ragazze. Non so se riuscirò a caricare il vlog, perché poi a fine serata mi si era scaricato cellulare e tutto, quindi non sono riuscita più a registrare. Ho fatto shopping, ho trovato una magliettina carinissima, bellissima, super particolare. Ansia. Ecco, sono in ansia. E non so, sapete quando volete che una cosa passi subito? Ecco così. Di sto brufolo, ma che ha, fantastico. Mia sorella ha fatto il ritocco e adesso è il mio turno. Oh. Ah, sta ancora facendo. Adesso iniziamo con il tatuaggio vero e proprio. Abbiamo scelto la forma. Speriamo non sia troppo doloroso. Ah, come mi diverto. Una stronza. Eccolo qua il risultato finale. Adesso mi sono scambiata tutta. Però sono, guardate quanto sono bella. Perché sei scambiata? Hai pianto? No, non ho pianto, io sto finendo gli occhi. Ho fatto tutta lì. Bellissimo. Bella. Bella? Dai, sei bella. Bella, sono contentissima. Poi non ho sofferto. Cioè solo un po' la ciglia al lato sinistro mi bruciava, abbiamo messo la crema anestetica. Brava. Di qua prima no. Ma è sopportabile. No, è sopportabilissimo, bello però, che bel risultato. Ok, eccomi qua, sono adesso mi sono preparata per andare in palestra. Questo qui è il risultato delle sopracciglia, secondo me è bellissimo. Poi a parte che non rimarrà così scuro, andrà a schiarirsi, perché ho scelto come colore il brown, che comunque è molto più chiaro di come appare adesso, perché quando si toglierà la crosticina, la pellicina, insomma, dipende un po' da...
ogni pelle reagisce in maniera diversa, quindi non so se a me si farà la crosticina oppure la pellicina, non lo so. Comunque il risultato mi piace tantissimo, il fatto di la Celeste anche a lui è piaciuto tanto. Solo che adesso mi sembra un po' strano, perché io quando parlo muovo tanto le sopracciglia, sono molto espressiva con le sopracciglia, quindi adesso vederle così calcate mi fa un attimino strano, però è solo una questione di abitudine, anche perché il colore sarà poi molto più chiaro. Allora ragazze, io scappo, che si è fatto già un pochino tardi, e mando un bacino. Non si vede niente, sono venuta a casa, ho fatto una doccetta, sono stata attenta a non bagnarmi le sopracciglia e adesso scendo che vado un attimo al bancomat a prendere, sono rimasta al verde, devo mettere la benzina qui in macchina e voglio prendere anche qualcosina da mangiare, vorrei farmi il riso basmati col salmone, soltanto che io ho visto che la Findus ha fatto i nuovi tranci di salmone, ma dove vado io al supermercato non ci sono, cioè trovarli qua sembra impossibile, quindi vabbè, adesso vado. Mi volevo portare con me in macchina, ma devo ancora aggiustare questo cosuccio, cioè io ho una sfiga con questi cosi atroce, ho comprato questo ma appena metto il telefono sopra balla in una maniera incredibile. Comunque alla fine il risultato è piaciuto tanto anche a Celeste, ha detto wow belli, ma non è che l'hai rasato? Ho detto no, non l'ho rasato, infatti qui ci sono tutti i miei peli. Ora appena torno a casa rimetto anche la crema, perché la devo mettere 3 volte al giorno e quindi dopo mi tocca metterla, perché sennò si secca. Eccomi qua, appena tornata dalla spesa, si sta anche spegnendo la fotocamera, bene, super scarica. Comunque ragazze, prima di dirvi tutto questo vi devo raccontare questa storia. I filetti di salmone questi qui che io adoro, mi sembra che al supermercato l'altra volta 4 o 2, mi ricordo, comunque li avevo pagati sui 5 euro. Vado da questa salumeria che c'era qua, batte i salmoni, sta cosa qua, e mi fa, sono 8 euro. Io la guardo, perché la conosco un po', l'ho guardata e ho detto, ma stai pazziando? Cioè, 8 euro, 200, sono 200 grammi, cioè due fettine da 100 grammi. Lei mi ha detto, no. Allora l'ho posata perché poi mettevo vergogna di posarla, però devo andare assolutamente al Conad a prenderle altre, perché qua vicino non c'è dove l'ho trovata. No vabbè, lasciamo perdere, me lo voglio fare con il riso e vabbè, la salsa di soia e il salmone. Abbiamo preso altro riso, poi facciamo un'insalatura con l'avocado, io e sorella. E i semini, questi semini qua, un attimo, cioè, speriamo che non si spegna la fotocamera. Dove stanno, Mary? Aspettate. Porca puttana. Devastazione totale. Ecco, per farvi vedere i semini a voi, eccoli qua. C'è anche i semi di zucca. Semi di zucca, girasole e lino. Ecco. Ma chi no? Prendiamo l'aspirapolvere. Oh. E nulla ragazze, tatuaggio sta bene, ora mi metto un pochino di prepante, no? Sta bene. Anche il mio questo sta anche, bene. Questo è il suo. Le gusta amiche? Non vedete le molle? Ora vado a mettere un po' di prepante, no? Ah, io che le Gatorade ogni volta che me le dimentico di comprare, pago tipo 1 euro le piccole e ne avrei 50 in palestra quando le dimentico. C'era l'offerta, lo devo 2 da un litro, che è un litro questo, un litro e mezzo. Ti conviene, quando li vede mia figlia le bottigline piccole dice succo? Ah no, sono da un litro e mezzo, 2 bottiglie da un litro e mezzo l'ho pagato 2 euro, 1 euro e 99. Ma sono le Gatorade proprio, origina? Gatorade pozzotto, sempre 1 euro sta, sempre sta 1 euro. E poi ho preso questo qui integrale, che piace farlo a volte con la marmellata oppure per fare un toast, tostato. Mi piace tostarlo, ci piace tostarlo. E poi ho preso il cioccolato fondente la mattina quando faccio colazione, mi piace metterlo in aggiunta a qualcosa se mangio qualcosa di dolce, un po' di cioccolato fondente. Ho rimesso la crema, sto utilizzando la Bepanthenol. E infatti sono tutta lucida, però non si sono gonfiate, cioè non è che la mia pelle si è gonfiata. Adesso mettendo la crema ho sentito che qui ci sono già delle
crosticine, croste, anche abbastanza spesse, quindi la mia paura è quella che togliendo le crosticine poi non rimane il tatuaggio. Mi piace l'effetto, è bellissimo, anche se so che comunque questo non è il colore definitivo, perché io ho scelto un colore brown che comunque adesso così è scuro, ma andrà a schiarirsi tantissimo. Però ora che mi ci vedo mi piace anche un pochino più scuretto così. Vabbè, queste poi sono tutte le mie paranoie normali, normalissime. Sono contentissima perché la forma mi piace tanto. Piace anche come mi sta, il colore comunque diventerà più chiaro. Anche se devo dire che così, un po' più scuro, non mi dispiace. E ho preso anche già l'appuntamento per il mese prossimo, quindi giusto per il 31. Perché ci sono persone che come fanno il tatuaggio così rimane. E poi ci sono persone che magari fanno il tatuaggio e lo devono ritoccare anche più volte. Devo dire la verità, sono stanchissima oggi. Sono le 9:30 e appena iniziato il grande... è iniziato il grande fratello VIP e io tipo già dormo, già sto dormendo. Adesso mi metto al montaggio di questo videovlog che ve l'avevo promesso per il giorno che lo state vedendo adesso, alle 14:30, come tutti i video. Ve l'ho già detto che caricherò tutti i video sul mio canale a questo orario. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi piace la forma, se... insomma, se avete altre tipologie di domande, scrivetemi tutto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi per non perdere gli altri video, lasciatemi un mi piace a questo video se vi è piaciuto il tatuaggio. E vi mando un mega bacio e vi aspetto alla prossima. Ciao!